fa agricoltura di Asti, fa assistenza sia burocratica che di campo e da alcuni anni collaboriamo con Gaia per la promozione e l'utilizzo del compost nei terreni seminativi prevalentemente dei nostri associati. Il compost è un ottimo emendante che a differenza di un concime classico ha delle caratteristiche tali da aumentare la capacità di ritenzione idrica del terreno e aumentare di conseguenza le produzioni. Le colture in cui viene maggiormente utilizzato il compost sono il mais. I nostri agricoltori è diversi anni che utilizzano il compost con ottimi risultati. Il compost ha la caratteristica di essere facilmente distribuibile al pari del letame e viene utilizzato prima della semina delle colture. Nel corso degli anni i nostri agricoltori che utilizzano il compost hanno notato un miglioramento della fertilità del suolo. L'effetto emendante viene riscontrato non solo al primo anno di distribuzione ma anche negli anni successivi, per cui viene introdotto nella rotazione culturale l'apporto di compost che va a migliorare l'insieme delle caratteristiche del terreno anche nelle colture degli anni successivi quando non viene distribuito. La qualità del compost prodotto da Gaia negli ultimi anni è aumentata notevolmente in quanto è un compost molto più stabile che non rilascia odori ed è anche molto più pulito. Se nei primi anni si potevano riscontrare piccoli residui di plastica, ora non sono più presenti, per cui anche visivamente è un compost di qualità, oltre ad essere un compost che non crea problemi nella distribuzione, non crea problemi di cattivi odori o di inquinamento dei terreni, in quanto appunto è selezionato in modo adeguato. I vantaggi per l'agricoltore nell'utilizzo del compost non si limitano all'effetto emendante, all'effetto di concimazione. Infatti il compost ha la caratteristica di aumentare la sostanza organica presente nel suolo, che è un tipico problema dei suoli astigiani in cui riscontriamo una presenza inferiore al 2%. Questo riduce molto la fertilità del suolo e di conseguenza negli anni riduce la produzione. Il compost, per la caratteristica di sostanza organica presente e di stabilità, incrementa in modo notevole la sostanza organica e questo comporta sia un aumento della ritenzione idrica da parte del terreno, quindi la necessità di irrigare meno, e sia l'aumento della lavorabilità del terreno in quanto lo rende più friabile. Il compost quindi ha sia vantaggi nei terreni sabbiosi in cui è necessario irrigare meno che nei terreni argillosi in cui è più semplice effettuare le ordinarie lavorazioni. Per cui oltre all'effetto immediato di concimazione si riscontra un effetto nel lungo periodo. Il compost normalmente sui terreni destinati a mais si utilizza una quantità di 6 tonnellate a ettaro di sostanza secca e viene distribuito con i normali spandiletame che sono presenti in azienda, per cui l'azienda non ha necessità di nuovi investimenti per poter utilizzare questa matrice organica. Vorremmo anche invitare tutti i cittadini a realizzare una buona raccolta differenziata e non confondere i vari materiali in modo da poter avere una produzione di compost di qualità senza residui estranei.